Se vuoi risparmiare 10 euro su un tuo acquisto Amazon, allora guarda questo video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio parlarvi di una promozione che Amazon sta lanciando per alcuni utenti e che sarà valida fino al 31 dicembre 2021. In cosa consiste questa promozione che Amazon ha destinato ad alcuni utenti? Praticamente effettuando un acquisto e ricevendolo ad un punto di ritiro Amazon, che può essere un Amazon Counter e un Amazon Locker, dopo vedremo la differenza, potrete ottenere 10 euro di sconto su un acquisto di almeno 25 euro. Tuttavia si deve trattare di prodotti venduti e spediti da Amazon, quindi sono esclusi dalla promozione tutti gli altri prodotti venduti da venditori terzi o spediti da venditori terzi. Per punto di ritiro si intende che il pacco dovrà essere spedito ad uno dei negozi o dei punti vendita che hanno aderito al programma dei punti di ritiro di Amazon, oppure in uno dei vari armadietti predisposti in giro per le città da parte di Amazon. Come vi ho già detto, però, dovrete essere idonei a poter usufruire di questa promozione. Per sapere se siete idonei o meno, vi lascerò nella descrizione di questo video il link per verificare proprio la vostra idoneità alla scontistica di Amazon. Quindi cliccate sul link in descrizione e verificate che ci sia la dicitura "sei idoneo ad aderire alla promozione". Comunque, adesso andiamo a vedere al PC come si presenta questa pagina di idoneità e come svolgere tutti i passaggi per ottenere questo sconto. Andiamo! Ok, una volta cliccato sul link che vi lascio in descrizione, sarà questa la pagina che vi apparirà, che vi dirà se siete idonei o meno a ricevere i 10 euro di sconto. Come vedete, a me qui compare la dicitura "sei idoneo all'offerta". Usa il codice 10 prendi, vedi termini e condizioni che seguono. Termini e condizioni sono che la spesa che effettuate dovrà essere superiore ai 25 euro, quindi almeno 25 euro di spesa. I prodotti che andate ad acquistare devono essere venduti e spediti da Amazon, non sono ammessi tutti gli altri prodotti. La terza condizione è che il prodotto venga ricevuto in un punto di ritiro Amazon, che può essere o un Amazon Locker o un Amazon Counter. La differenza tra i due è che gli Amazon Locker sono quegli armadietti che si trovano in giro per le città con il marchio Amazon, che sono stati predisposti appunto da Amazon in diverse zone delle città. Gli Amazon Counter invece sono veri e propri negozi, tabacchini, che ricevono i pacchi da parte di Amazon e poi ve li consegnano personalmente. Quindi la differenza sta nel fatto che nei locker andate a ritirarli senza parlare con nessuna persona, vi daranno un codice per ritirare l'oggetto dall'armadietto, mentre nel counter dovrete parlare con una persona che vi consegnerà il pacco. Una volta quindi verificata la vostra idoneità al programma, dovrete andare a cercare un punto di ritiro nel quale potrete ricevere il pacco. E in questa stessa pagina, scorrendola, trovate qui alla prima casellina "trova il punto ritiro Amazon più vicino", cliccando qui. Il secondo passaggio poi sarà inserire i prodotti che desiderate nel carrello e completare l'ordine di almeno 25 euro. Comunque, seguiamo i vari passaggi, troviamo il punto Amazon più vicino, cliccando qui. Qui c'è la dicitura "trova i punti di ritiro più vicini a te", inserite una città. Facciamo un esempio, scriviamo Roma, a titolo d'esempio. Cliccando Roma vi appariranno tutti i punti ritiro esistenti a Roma. Come vedete, qui c'è una lista che vi permetterà di aggiungere l'indirizzo alla rubrica e fa la distinzione proprio tra Amazon Hub Counter e Amazon Hub Locker. Quindi i locker sono gli armadietti, i counter sono tabacchini, negozi, eccetera. Io il mio ordine l'ho fatto in un locker, quindi ho ricevuto il codice per poi ritirare il prodotto nell'armadietto. Cliccate "aggiungi alla rubrica" sul punto ritiro che desiderate, quello più comodo a voi, e questo locker o counter sarà aggiunto ai vostri indirizzi di consegna.
Dopodiché procedete come se si trattasse di un normalissimo ordine, quindi cercate il prodotto da acquistare. Facciamo un esempio. Ad esempio, Risico. Selezioniamo Risico versione Batman. Ok, spedizione Amazon, venditore Amazon. Quindi questo articolo è idoneo alla promozione del punto locker perché è un prodotto venduto e spedito da Amazon. Quindi facciamo acquista ora. Dovremo andare a modificare l'indirizzo di consegna selezionando il punto di ritiro. Dopo aver inserito il punto di ritiro, mettiamo anche il codice 10 prendi, che è proprio il codice che consente di ricevere i 10 euro di sconto. Inserisci. E come vedete il totale è scalato da 39,99 euro che era prima a 29,99 euro. Sconti applicati 10 euro. Quindi la promozione è stata applicata. Procederete con acquista ora, dopodiché l'ordine si svolgerà regolarmente come un normale acquisto, riceverete quindi il pacco all'armadietto o al punto di ritiro che avete selezionato e quando il pacco giungerà a destinazione riceverete un codice per poter effettuare il ritiro del pacco che nel caso dell'armadietto dovrete inserire nello schermo presente nell'armadietto, nel locker, mentre nel caso del counter dovrete darlo al titolare del punto vendita che vi consegnerà il vostro pacco. Rieccoci, vi consiglio allora di usufruire di questa promozione e di ottenere i vostri 10 euro di sconto, verificate quindi con link in descrizione se siete idonei alla promozione ed effettuate i vostri acquisti. Io ho già usufruito di questa promozione e questo è il pacco che ho ritirato all'Amazon Locker inserendo il codice di ritiro che mi è stato inviato sullo smartphone dopo l'acquisto. Vi faccio vedere i prodotti che ho ordinato, magari possono interessare anche a voi. Ho ordinato due giochi da tavola che sono appunto Risico e Exploding Kitten che ho potuto ottenere al prezzo di 5 euro, costava 15 euro con il codice sconto cumulato al prezzo di Risico. Ho potuto ottenere questo gioco a soli 5 euro, quindi ottimo. Questo per dirvi che i 25 euro di spesa non devono essere raggiunti necessariamente con un solo prodotto, ma anche con due cumulati. L'importante è che si tratti di prodotti tutti spediti e venduti da Amazon, come nel mio caso. Se vi interessano vi lascerò i link in descrizione anche dei due giochi. Trovo che questa promo sia davvero interessante e sia un modo da parte di Amazon per diffondere questa nuova maniera di inviare i pacchi. Trovo questo servizio molto comodo, soprattutto per chi non è mai in casa e quindi necessita di un punto ritiro in cui andare a ritirare i propri pacchi senza dover necessariamente essere in casa. Infatti avrete dal momento della consegna al punto ritiro ben 5 giorni di tempo per poter ritirare il vostro pacco, quindi tutto molto comodo e potrete farlo a qualsiasi orario. Bene, io spero allora che questo video vi sia stato utile, se così è stato vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate consigli per gli acquisti, video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!